Benvenuti amici sportivi di questa WWE Universe, Wulco WWE Universe, di questa penultima, anzi ultima puntata di SmackDown prima del grande evento di Extreme Rules. Qui abbiamo la card ufficiale della serata. Roxton e Ben Hitman apriranno le danze, seguiti da The Great Muta contro Morgan The Saint, poi Fefe contro Alexandra, False Count Anywhere match ragazzi. E il premio di evento vedrà Joe Smith contro Ian Murphy, submission match, mamma mia, davvero molto interessante questo. Il main event vedrà il campione WWF in carica, ovvero Bernie, contro la tagliagole, contro Michael Hitman. E si parte subito quindi con il match che vedrà Roxton contro Ben Hitman. A tra poco amici. Ed eccoci quindi pronti al primo match della serata, vedrà lottatore WWF Roxton contro Ben Hitman. Eccolo qui Roxton. Mamma mia ragazzi, davvero talentuoso ragazzo, un WWF del TNT di coppia. Con Chris Anthony formano la New Stand Gang. E attenzione, perché questo è niente meno che Ben Hitman. Ragazzi, un atleta davvero molto carismatico, lui oggi è qui per dimostrare tutta la sua aggressività contro Roxton. È un match davvero molto molto intenso questo, che apre le danze SmackDown a soli due giorni da Extreme Rules. Dunque un match che sulla card ci potrà dire molto. Sicuramente potrebbe essere una grande affermazione da parte di uno o dell'altro. In questo incontro sappiamo come ci siano delle fasi stabilite adesso. Joe Smith e Ryan Murphy che si affronteranno appunto in un submission match. E poi avremo anche Bernie contro Hitman, ma Domenico Garafa probabilmente sarà anche all'arena questa sera. Soli due giorni di Extreme Rules, Si parte, Ben Hitman addirittura con il cappuccio, con la felpa, lotta, ma subito Roxton ha l'assalto. Ancora stavolta Hitman, velocissimo, rapidissimo, con questo swing neck breaker molto ben eseguito. Ben Hitman, grande rapidità di esecuzione, qui ce lo dimostra. Altro belli, anzi backdrop stavolta, mamma mia ragazzi, davvero grande tecnica, grande aggressività di Ben Hitman, che non lascia nulla al caso. Non è altissimo, potete vedere, Roxton neanche è altissimo, però ti do il backbreaker. Qui Roxton non è molto stanco anche per le recenti, insomma, difese, no, dei titoli di coppia, le recenti battaglie contro quelli dell'old school. Dunque non è sicuramente facile per Roxton presentarsi in questa stagione al meglio. Attenzione, ora ancora Ben Hitman, into the kick da fermo, questa è la poesia in movimento. Però il lottatore di colore cerca di reagire, niente da fare, Hitman l'allontana con grande facilità, salta per Roxton, niente da fare ancora da parte di Roxton, non riesce a eseguire le sue migliori manovre. Non è di buon auspicio tutto questo. Oh, attenzione! Mamma mia ragazzi, altro insulto kick e poi erbo troppo. Ben Hitman sta domesticando bene Roxton, sta aggiustando bene le sue energie. Ora attenta alla reazione con questo sgambetto Roxton, però Ben Hitman mi sembra abbastanza tecnico da poter confrontare tutto lo stile rissoso di Roxton. E tenta di reagire, niente da fare ancora. Tito Will, backbreaker di nuovo. Non Ben Hitman
match. Che è pronto quasi a chiudere il match. Aia, Springboard Moonsault, ma a vuoto stavolta. E knee smash di Roxon, che ne approfitta dunque. Già, ne approfitta Roxon. Però qui murata il colpo. E Benny Wingman reagisce alla stragrande. Mamma mia, serie di pugni, lo mette giù. E poi stop, stop ancora. Roxon tenta l'ennesima reazione. Braccio teso all'angolo. Poi tenta ancora di colpire con una serie di pugni. Oh, Roxon ancora. Cosa fa? Il dito medio. No, il dito medio. The middle finger, come direbbero gli americani. Il dito di mezzo, il dito medio, mamma mia ragazzi, dai quali troppi di Roxon. Ma attenzione alla reazione, Joe Breaker, match velocissimo, rapidissimo, aggressivo. Ruthless aggression. Davvero durezza, aggressività. Oh, Enigman forse è pronto a chiudere, backchop, niente da fare. Ancora Enigman, stavolta va a segno con il backdrop, stavolta va a segno. Backdrop molto laterale, molto con un'angolazione incredibile. Ed ora può chiudere. Eh sì, creeper crossface, crossface, crossface. Roxon sta per cedere, sta per cedere. Eh beh, ora penso che cederà. Oh, le corde però non sono lontane. Lo lascia però. Hitman riesce a tenerlo giù. Ancora moonsault di nuovo. La seconda volta che segue questa manovra, la chiama è clutch. Ora si trova lui alle prese di questa tenaglia. Ma Roxon non è uno, diciamo, molto abituato a queste manovre. Infatti Hitman si libera agevolmente. Grande match. Oh, Hitman forse tentava la manovra in corsa. Guarda il colpo, bravo Roxon qui con questa gomitata, attenzione. Standard, niente da fare, aveva tentato la standard. E invece c'è il dropkick, anche questo è deviato. Roxon alle spalle allora, back suplex. Mamma mia, all'indietro senza nessuna rotazione, qui dritto su per dritto. E poi attenzione, ancora Roxon, no. Al volo con Breaker qui, Timber Hitman, sangue da Roxon. 1, 2 e 3, incredibile vittoria di Ben Hitman. E ne ha approfittato, qui Roxon forse voleva tentare una standard ma ci ha ripensato, ci ha messo troppo. E alla fine è arrivata il Code Breaker, la manovra decisiva di Ben Hitman, che quindi chiude il confronto, vince lui questo match. Per match però, dobbiamo dire la verità, da parte e dall'altra sono stati bravi entrambi a evitare il migliore manovra. Qui vedete, vediamo, c'è un attimo di esitazione, è arrivato poi il Code Breaker che ha chiuso il match, da parte di Ben Hitman, che dunque si porta a casa un'affermazione molto molto importante per il suo proseguo della di carriera, insomma, per il suo proseguo. E mi sembra chiaro come voglia e possa puntare a qualcosa in più. La Hitman Dynasty has just begun. E questo invece è l'ingresso del giapponese The Great Muta. Cambiò The Shirt l'ultima volta. Anche il tatuaggio. Eccolo qui, The Great Muta. Una leggenda, un idolo giapponese. Eh beh, farebbe concorrenza a Benna, questo Benna. Però oggi se la dovrà vedere The Great Muta contro Morgan Desaid, è un po' ancora non capisco, devo andare a chiedere, ancora non ho chiesto la pronuncia, no? Desaid o Desaid, insomma, staremo un po' a vedere. Comunque sia, lo chiamerò Desaid, anche mi piace Desaid, no? Manca solo il suo ingresso. Eccolo qui Morgan. Beh, lui la scorsa settimana ha fatto da manager qui. Strepitoso, dai. Il mago della WWE Universe, della World Co. WWE Universe. Morgan Sane, mamma mia ragazzi, fantastico, dai. La leggenda della WFS e della WTF. Mamma mia ragazzi. Fantastico, dai, questo ragazzo. Davvero, davvero fantastico. Morgan Sane contro
seduta. Match da pay per view questo, Sono due leggende. Soli 6 giorni da Extreme Rules, scusate, soli 2 giorni, non 6 giorni da Extreme Rules. È tutto ancora molto più ricco, non innovativo. Staremo un po' a vedere come sarà, come era Morgan di fronte a questa ostilità. Un match davvero molto interessante, davvero molto, può essere un match rapidissimo, forse il migliore della card, se vogliamo andare a vedere le performance. Era comunque niente da fare, molta tecnica in questo match. Morgan e Seida subito la sua irascibilità, però The Great Muta è esperto, insomma non si fa gabbare così facilmente, è difficile da mettere nel sacco il giapponese. Morgan e Suga, The Seida, viene colpito da questo doppio colpo in avanti e poi one on DDT. Bella manovra di The Great Muta, che però qui in casa siamo in perfetto equilibrio. Ora però forse un leggero vantaggio per l'americano, viene mandato all'angolo, anzi contro sull'Apron Ring viene buttato, pare spinge molto bene l'assalto, bravissimo qua Morgan, che tenta una powerbomb in arrivo, no, una tornado DDT del giapponese che rovescia il tutto, grande reversal questa. Flapjack pazzesco qui, flapjack da parte del giapponese che tenta ancora uno spin kick di nuovo, però di colpo, attenzione Morgan De Seed, va a volo qui Redwood, ancora De Seed, ma ancora Morgan, mamma mia che match ragazzi. Oh, a volo per fortuna, se lo prendeva lì lo decapitava qua, Morgan si è salvato grazie alla sua abilità, no, da istinto di sopravvivenza. Comitata qui ancora The Great Muta, Morgan ha grande reattività, attenzione è Morgan a lanciarlo all'angolo e Tambago Dropkick e ancora una serie di stompo, mamma mia con grande cattiveria Morgan, sa che Great Muta è uno molto resistente. Attenzione! Aia, bruttissimo, colpo immediato, accelerazione immediata di Morgan. Mamma mia, questi due non stanno giù. Non vogliono stare giù. Non vogliono, veramente, non vogliono perdere questo match. E poi non è un match di overview. Attenzione però qui Muta! Lo prende! E poi c'è il belly to belly. Sì, con la rotazione. Versione ventre a ventre. Ventre a ventre. Attenzione Muta, qui lo però prende Crucifix, non è riuscito a tenerlo giù, forse era soltanto una manovra non da schieramento, poi serie di pugni, è un facebuster. The Great Muta, che lo prende, jump in DDT, questa è una manovra perfetta, grande manovra di Muta, qua davvero grande manovra, attenzione, Seid può avere subito parecchi colpi dalla testa, Muta qui lo prende, small package però di Morgan, 1, 2, ribaltato, 1, 2, ancora ribaltato, 1, 2, e non c'è 3, mamma mia qua, sono molto bravo però Morgan, lo prende, qui Muta è stordito, ginocchiata, e poi sfine per, a segno, connessa, 1, 2, no, l'ha lasciato lui, Morgan è falso qua, cioè Great Muta adesso gliela farà pagare, la fa pagare caro, la leggenda giapponese, non gli cura le biciclette. Oh, qua è sonnista, la mistura del veleno, e qui l'ha stordito, qua veramente l'ha stordito, ma Morgan come fa? Ma come fa? Forse con l'istinto di sopravvivenza che lo accomuna. Oh, ragazzi no, una DDT lì, una DDT, mamma mia, che botta. Che match ragazzi, ve l'avevo detto, è un match da pay per view questo. Mamma mia, qua veramente ratings saranno alle stelle dopo questo match. Braccio adesso, che è venuta qui incassato questa DDT, Tenta adesso la reazione, serie di calci. Oh, insegura il kick finalmente. Oh, attenzione. Oh, Shining Wizard, mamma mia, Shining Wizard. Siamo a 4, poi che fa? Boston Crab. A 5, rientra sul ring di Great Muta, che però qui ha devastato Morgan,
potrebbe chiuderlo. No, attenzione, scambetto di Morgan, che però mi sembra molto stanco, vota ancora con questa grande blocca. Ma qui va segno col backdrop. Questi due se ne stanno dando senza ragione, nessuno vuole stare giù.